It's one small step for man. Questo bastone così strano è uno slapstick. È formato da due assi di legno, simili a una mazza, unite tra loro. Questo rumore è uno slap, da cui ha preso anche il nome. È un tipico oggetto di scena e veniva usato nei teatri perché dava la possibilità agli attori di colpirsi ripetutamente tra loro, senza farsi del male. È una delle prime rudimentali forme di effetto speciale. Nel 6 e nel 700 veniva usato nelle commedie dell'arte, dove assieme alla mimica esagerata e alla situazione paradossale contribuiva ad accentuare l'atmosfera comica. Due secoli più tardi, il cinema utilizza questo termine, slapstick, per indicare una nuova forma di comicità, basata su elementi semplici ad effetto immediato, come la scivolata sulla buccia di banana e il classico calcio negli stinchi. Lo stile slapstick raggiunge i suoi massimi livelli nell'età dell'oro del cinema muto, dove ci sono registi come Senator Roach e interpreti indimenticabili come Stanley Olio e Charlie Chaplin. Uno su tutti trasforma lo slapstick in una vera e propria visione del mondo, una metafora della vita. Il suo nome è Buster Keaton, il comico con la faccia triste. Migliaia di persone riempiono i cinema per vedere Come vinsi la guerra, capolavoro di Keaton. Ci sono voluti mesi di meticolosa pianificazione per la scena clou che viene girata a Calp Creek in Oregon. Quando Keaton dà il segnale per cominciare a girare, scatta la scena più incredibile e costosa della storia del cinema muto. La locomotiva corre sul ponte in fiamme. La gente in sala grida impaurita quando il treno precipita nel fiume 10 metri più sotto. Qualcun altro avrebbe usato un trucco, una miniatura, ma non Keaton. Distrusse un treno vero per garantire l'autenticità della scena. Come vinsi la guerra fu una delle più grandi ricostruzioni storiche mai fatte fino a quel momento. Ispirato dal capolavoro di D.W. Griffith, La nascita di una nazione, Keaton fa fare un ulteriore salto di qualità al cinema, ritraendo la guerra civile con cura certosina. Non gli manca nulla, è un film incredibile. Deve essere accurato fino a provocare dolore. Ebbe a dire. Keaton basa Come vinsi la guerra su un episodio realmente accaduto nella guerra civile e ci aggiunge una storia d'amore. Buster veste i panni di Johnny Gray, macchinista e improbabile eroe. Quando la locomotiva di Johnny, The General, viene rubata dai nordisti, ha inizio l'azione. Ho riso dall'inizio alla fine. Per me è un capolavoro della commedia. È pieno di grandi idee. Prendete la scena di Buster sul treno, mentre dietro di lui si combatte la guerra civile. Proprio così, un film geniale. E una produzione incredibile. Il comico in primo piano e il dramma sullo sfondo. Mentre gira Come vinsi la guerra, Buster Keaton è all'apice della carriera. È una stella di Hollywood. Eppure, il film è contrassegnato da una serie di tragedie inaspettate che fanno lievitare i costi oltre ogni controllo. Senza dubbio, il disastro più grande è un imponente incendio innescato da una delle motrici. Le fiamme vengono domate, ma non si può girare a causa del fumo. Dovettero tornare a Los Angeles e aspettare che piovesse. Sarebbero potuti tornare in Oregon a finire il film solo dopo 6 settimane. Keaton e la moglie, Natalie, hanno appena completato la costruzione della loro nuova villa a Beverly Hills. Una dimora da 900 metri quadrati che batte senza problemi tutti i set dei film del cineasta. Anche se il gusto di Keaton è più discreto, Natalie ha insistito per avere una villa che possa rivaleggiare con le dimore di altri villi. I Keaton danno molti ricevimenti nella loro nuova proprietà, ma Buster è più a suo agio sul set di un film. Quando girava un film, mangiava, dormiva e sognava solo quello. Non era un uomo di famiglia, viveva per il suo lavoro. Era quello che conosceva, era quello che gli riusciva meglio.
L'unico aspetto del cinema che ignora è quello degli affari. Produceva, dirigeva, scriveva e recitava. E magari qualcun altro si prendeva il titolo in cartellone. Ma Buster era un vero autore. Aveva il comando delle operazioni. Nella vita però Keaton perde il controllo. Nella sua vita personale ha posto le basi per un incidente ancora più grande di quello ferroviario inscenato sul grande schermo. Negli anni successivi Keaton perderà la sua casa di produzione e il controllo creativo sulla sua carriera. Perderà anche la sua villa per uno dei divorzi più difficili della storia di Hollywood. Ai suoi due figli verrà legalmente levato il cognome Keaton. Da stella tra le più pagate si riduce a scrittore di gag da $100 a settimana. Al verde e depresso arriverà quasi a uccidersi, ingurgitando una bottiglia di whisky al giorno. Dopo un secondo matrimonio scandaloso e conseguente divorzio tocca il fondo. Ha solo 40 anni. Non riesce a smettere di bere. Gli mettono la camicia di forza e viene rinchiuso in un reparto psichiatrico. Ha un grande talento e le occasioni non gli mancano. Quelli che gli stanno ancora accanto non capiscono perché mostri di essersi arreso. Con il suo alter ego dal volto imperturbabile, Keaton ha conquistato i cuori di milioni di fan. Adorano il personaggio che soprannominano la grande faccia di pietra. Era la grande faccia di pietra. Non c'era niente che gli facesse cambiare espressione, niente. Qualsiasi cosa accadesse, tagliavano sul volto di Buster, che era impassibile, ma il pubblico in quella faccia ci leggeva sempre qualcosa. Sembra che dica, va bene, che accetti tutto, quasi ignaro di quello che gli succede intorno, anche se quello che succede si abbatte su di lui. Come vinsi la guerra è un fiasco al botteghino e scatena un cataclisma che nemmeno Keaton potrà ignorare. Sul set di Io e il ciclone nel 1928, Keaton capisce che sia la vita personale quanto quella professionale stanno andando in frantumi. Dietro il volto imperturbabile del comico c'è un avvilimento mai visto prima. A Keaton viene detto che la sua casa di produzione deve chiudere. In seguito Keaton disse che, saputa questa cosa, e visto che il suo matrimonio con Natalie Talmadge andava a rotoli, a lui non importava più di nulla. Per cui si sottoponeva volentieri a queste scene pericolose. Non gli importava di vivere o di morire. Il talento di Keaton nell'eseguire le scene pericolose con la sua faccia di pietra nasce da una vita di duro lavoro. Un'abilità affinata sul palcoscenico con la famiglia nel numero I Tre Keaton. I Tre Keaton mettono in scena satire sui costumi dell'epoca. Capita spesso che il pubblico si annoi e cominci a fischiare. A quel punto i genitori sfoderano il loro asso nella manica, il figlio. Lo afferrano per una maniglia di stoffa che ha cucita sugli abiti e se lo lanciano l'un l'altro facendo rimbalzare sul palco come fosse un pallone. Il pubblico subito si rianima. Quello che gli spettatori trovano proprio irresistibile è l'espressione stampata sul viso di quel bambino, rassegnata ed impassibile. A soli 4 anni ha già inventato la sua maschera comica, grandi ruzzoloni e totale distacco. Il mago Houdini, grande amico dei Keaton, lo ribattezza Buster, il rompicollo. Da allora per tutti sarà Buster Keaton. Compiuti i 21 anni, Keaton lascia la famiglia e va a New York. Nel giro di poche settimane incontra per caso un amico che lo introduce negli studi della Comic Films. Quel giorno la sua vita cambia in modo radicale. Conosce Joseph Schenck, le sorelle Talmadge e Roscoe Arbuckle. Schenck, proprietario della Comic, è uno dei grandi produttori indipendenti dell'epoca. È sposato con Norma Talmadge. Le sorelle Talmadge erano molto popolari. Norma Talmadge era l'attrice drammatica. La più giovane, Constance, aveva un talento comico. Natalie, la sorella di mezzo, non aveva il loro talento ed era la segretaria di produzione di Arbuckle. Buster è subito colpito da Natalie, una brunetta carina, e dallo studio cinematografico. La stella più famosa di Schenck, Roscoe Fatty Arbuckle, gli mostra personalmente lo stabilimento. Era affascinato dal dietro le quinte.
la cinepresa, la pellicola e tutti i singoli stadi di lavorazione. Non ebbe un'istruzione convenzionale. Passò solo un giorno della sua vita a scuola, ma aveva una predisposizione naturale per la matematica e le materie tecniche. Perciò era ipnotizzato dalla macchina da presa e da tutti i dettagli tecnici. Dopo il giro guidato, Arbuckle offre a Keaton una parte nel suo film successivo. La prima pellicola di Keaton, confatti, è Il garzone di macelleria. Si gira senza sceneggiatura. Buster deve comprare della melassa, ordina il personaggio di Arbuckle. Keaton fece subito colpo su Arbuckle, perché girò la sua prima scena in una sola ripresa. E quello che colpì di più Arbuckle fu l'abilità di Keaton di incassare un sacco di farina. Quel sacco di farina lo colpì in volto così forte che la testa gli finì al posto dei piedi. Così disse. Quando finiscono, Keaton chiede in prestito la cinepresa. Si portò a casa la cinepresa per il fine settimana. La smontò, la rimontò, apprese il funzionamento dell'otturatore, quante volte si chiudeva in un secondo, imparò tutto. Aveva una mente brillante. Keaton e Arbuckle danno vita a un ottimo sodalizio nella vita e sullo schermo. Dopo pochi film, Keaton dirigeva insieme ad Arbuckle e lavorava insieme a lui e alla sua cerchia per creare nuove gag. Nei loro primi film è interessante notare Keaton che compie esperimenti di recitazione davanti alle cineprese. In Coney Island si può vedere Buster ridere e piangere. Manovra un grosso martello di legno che fa suonare un campanello. Arbuckle passa proprio mentre lui solleva il martello e viene colpito. E Buster lo guarda e scoppia a ridere. Ma non gli piacque. Non gli piacque la risata. Capì, anche se l'attore rideva, che il pubblico non l'avrebbe fatto. Occorreva far ridere il pubblico e non l'attore. Le comiche hanno un tale successo che la società di produzione si trasferisce sulla costa ovest per girare tutto l'anno. Natalie segue la compagnia ed è in California che inizia la sua storia d'amore con Buster. Nel 1918 la carriera di Keaton si blocca improvvisamente. È iniziata la Prima Guerra Mondiale e lui viene chiamato alle armi. Torna e si verifica una serie di eventi scioccanti. Arbuckle è protagonista di uno degli scandali più clamorosi della storia di Hollywood. La sua stella declina, mentre quella di Keaton splende sempre più fulgida. Durante i 7 mesi trascorsi in Francia da soldato, Buster Keaton e Natalie Talmadge si scrivono. Quando la guerra finisce, l'attore torna in California e fa di nuovo coppia con l'amico Roscoe Fatty Arbuckle. Insieme girano ancora 3 cortometraggi per la Comic. Il loro ultimo film, Il Garage, è quello che Keaton ama di più. Oltre alla consueta farsa grottesca, si possono notare attrezzi di scena meccanici più complessi e un umorismo più sottile e sofisticato. Anche le capacità attoriali di Keaton prendono quota. Quando Douglas Fairbanks rinuncia al ruolo di Bertie Van Holstein nel film Lo Sciocco, raccomanda che venga scritturato Keaton al suo posto. Con la sua prova lieve e affascinante, Keaton sorprende il pubblico per la sua gamma recitativa. Arbuckle è sulla cresta dell'onda. La Paramount lo mette sotto contratto e gli promette $3 milioni, un record.